Cremana è composto dalla gonna in panno di lana blu ed è chiamato Morel proprio per il colore della gonna. È bordato di rosso, allacciato dietro con dei nastri rossi, che poi ci sono due piccole fettuccine che scendono dietro. Poi c'è la camicia, la camise, e quella lì ha un ricamo tutto particolare al collo che è simile al punto smog, ma o crespa, perché è tutta una ricciatura molto fitta, fatta a mano, con le maniche a sbuffo molto ampie, e al polso c'è il pizzo, mentre nel vestirel, che è lo stereotipo del Morel, però è venuto prima del Morel, quello aveva le maniche in tela con il pizzo solo alla fine, chiamato vestier, perché veniva indossato tutti i giorni, mentre il Morel è tipico da sposa. Poi abbiamo, oltre alla camicia e alla gonna, il foulard, che fa scialle, mocarul da spal, e il grembiule. Oltre a questo c'è la cintura in lana rossa lavorata, che si chiama corege, che serve per fissare bene il mocarul da spal, che lo si punta nella cintura, e la pettorina, appunto, che è quella che viene messa sul petto e viene allacciata, fissata con un cordoncino, è posticcia, però viene comunque rinchiusa dentro nel corpetto, fissata da un cordoncino. E poi c'è lo strascheul, che è il velo della sposa, è fatto in lino, in cotone, e lì quello tipico della sposa ha il pizzo attorno. Però ci sono anche fatti con finissimi ricami. Quelli sono più adatti per il coton, per quello di tutti i giorni, per quello delle feste. Quello da sposa tipicamente ha il pizzo intorno. Poi c'è la collana di corallo, corallo vero, che si metteva, quella si comprava la collana a Venezia o anche a Firenze. È tipica con il fermaglio in oro, con inciso le iniziali, chiamato passeto. Passeto è un termine di dialetto veneziano, perché appunto il costume da sposa Morel è stato portato a Cremana verso il 700, proprio perché i nostri avi sono emigrati a Venezia e hanno portato questo panno di lana, perché è più raffinato del tessuto in mezzalan che si usava per fare il vestidil. E la conciatura della sposa era conciave dal gucci. Si trattava di fare delle trecce a mo' di chignon oppure un po' a corona, fissate con degli aghi che facevano apposta. E il gucci, conciare dal gucci, la conciatura con questi aghi. E con le trecce veniva anche intrecciato un po' di, anche lì, un po' di nastro rosso. C'è il rosso che predomina il discorso della sposa, perché ha la bordura in fondo, la lacciatura sui capelli e la lacciatura ai piedi. Ai piedi portava gli zoccoli, chiamate barchette, che erano proprio fatte in legno a forma di barchetta, e la tumaia nera in pelle, allacciata anche quella con la fettuccia rossa. Poi più avanti sono passati dallo zoccolo, dalla barchetta, allo stivaletto, c'era uno stivaletto in pelle. E dopo lo stivaletto, quando siamo arrivati più o meno all'epoca, io mi sono sposata col costume, la scarpa in pelle, il tacco, ecco le scarpe da tacco. Mentre negli uomini io non conosco che ci fossero delle particolarità anche nel costume. Avevano l'abito che si usava in quel tempo.